Sicuramente ha influito il Covid, però non penso sia solo il Covid. Il cambio di allenatore, probabilmente il fatto che sono sostanzialmente rimasto solo nella guida del Monopoli, per cui probabilmente un po' di sfiducia, ma ritengo che si sbagliano i nostri tifosi, almeno quelli che non vengono. Ringraziamo sempre tutti coloro che si abbonano, che vengono, che fanno sentire la loro vicinanza. Si sbagliano perché comunque questa società ha dimostrato unità. Io e Onofrio siamo rimasti assieme, abbiamo continuato a portare avanti, chiaramente in maniera differente rispetto agli altri anni, il nostro progetto. Successivamente la squadra comunque ha reso, credo, più di quanto si immaginavano i tifosi. Quindi penso che i fattori siano questi. Però penso che per una realtà come Monopoli, oltre al pubblico, l'imprenditoria, la politica, sono tutti fattori fondamentali. Non può essere solo la società a portare avanti un progetto professionistico, perché tutte queste componenti devono tirare dalla stessa parte. Non mi posso lamentare. Spero che man mano che le cose vadano sempre meglio, e appunto chiedo ai miei ragazzi sempre il massimo impegno, cercare di dare uno spettacolo degno per i nostri tifosi e divertirsi.